oggi dall'amico Titon. Nadine! Sei contenta? Sei contenta del tuo amico? Sì, ciao. State bene qui al fresco, vero? Stai bene. Ma. Singing la 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 la, you're breaking me la 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 la, you're breaking me la 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 la, you're breaking me la 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 la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play, feel you breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start. I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. Sono venuta a trovare Valentina in VV Boutique, un negozio vintage che è aperto da poco a Bergamo, e ho adocchiato queste due belle Chanel. Parte il sondaggio: preferite l'oro o il bordeaux? No. Luigi, ma sei bellissimo. Cosa sei? Ti porto a casa con me, Danadine, mio amore, ti porto a casa con me. Mamma, è troppo bello. Codentini. Sembra un peluche questo cane. Ah, Luigi! Cosa fai? Noè? Ve lo dico, questa bordeaux è la mia preferita. Aspetta, carina. Ragazze, buongiorno a tutte. Ciao, guardate, ciao. Qui che meraviglia che c'è il negozio. Sono venute Francia e Paola a trovarci. Esatto, dopo ieri sera, bellissima il super evento, e sono venute a trovarci oggi. Questa qui avrà carezzato un altro cane di nome Luigi, ed era anche bellissimo, era stupendo, gnomo, era stupendo, profumava più di te.
pranzo di oggi un po' tardi perché dopo lo shopping sono andata a fare Pilates, quindi mangio ora. In estate le mie preferite sono l'insalatone, quella di oggi è con tonno, fiocchi di yucca, olive nere e semi vari, ovviamente il radicchio, ma in estate amo anche l'insalatone di farro, di orzo, di riso freddo con vari ingredienti tipo mozzarelline, pomodori, zucchine, insomma un po' tutti questi piatti. Volevo farvi vedere le cosette che ho preso stamattina da Rock & Rose, magari vi possono essere così d'aiuto per la valigia che farete nei prossimi giorni per andare in vacanza. Un po' uno spunto su alcuni outfit. Ho preso questo completo, questo è un top con le spalline e con la gonna uguale, non so se si vede ma è fucsia, è proprio un bel rosa. Quindi questo, poi ho preso due top, questo azzurrino, questo azzurrino, un colore che mi piace molto, e questo lilla, bello anche questo. E per finire ho preso questo abitino, sempre così arricciato con le spalline che scendono. Mi piacciono molto questi colori, belli, sono soddisfatta. Va bene, ok, bello il vestito di ieri sera, va bene, ok, bellissime le cose che ho preso stamattina. Ma la vera domanda è, la Chanel, alla fine l'ho presa o non l'ho presa? A parte che alla fine, grazie anche al vostro aiuto e la maggior parte appunto mi aveva consigliato, la Bordeaux era la mia, senza dubbio la mia preferita, ma soprattutto quella che si adatta di più alle mie esigenze e soprattutto al mio stile. Quella oro la vedo un po' troppo shbang. Non lo so, e quindi come mi avete suggerito voi ho tocchiato alla fine la Bordeaux, non l'ho ancora presa però. Io e le borse, vi giuro, un'eterna lotta, non andiamo molto d'accordo. L'ho lasciata in negozio, non sono ancora sicura, perché poi il Bordeaux è vero che lo porta anche d'inverno, quel colore che si porta sia d'estate che d'inverno, però per l'estate lo vedo un po' troppo scuro, però comunque si abbina. Perché dovete sapere che quando scelgo delle borse da comprare, ma borse importantone, ecco, come direbbe Cami, con i controcazzo, contro i coglioni, ecco, insomma, per farvela breve, mi vengono mille paturnie, valuto mille opzioni, penso sì, però la porto di giorno o di sera, la porto d'estate o d'inverno, perché per me, specialmente quando si spendono cifre importanti, cioè la devo mettere, punto, cioè la devo mettere almeno un giorno sì, uno no, per ammortizzare. E dovete sapere che non sono mai stata un amante delle borse, ed ecco perché ogni volta che compro una borsa così importante mi faccio mille paranoie, no? E infatti Giulia mi prende sempre in giro per questa cosa, perché lei è il contrario di me, lei è appassionata di borse, io invece no, non sono mai stata quella appassionata di borse, e ogni volta tipo le mando, quando decido una volta ogni tot anni di comprare una borsa, ci metto sempre mesi e mesi, le mando, non so, delle foto di borse che ho adocchiato, però sono tutte commercialone, non so come spiegarvi, no? E lei me le boccia sempre tutte. Lei che ha un gusto più fine, classico ricercato, io invece molto tipo con i marchi giganteschi, non ho il gusto, cioè non ho quel bel gusto per scegliere borse belle, ecco, e lo ammetto. Una volta che ho speso tanto per delle borse che per me tipo sono un investimento da tenere forever and ever, ecco, è stato tipo tre anni fa, non ho più preso niente. E qui mi ricollego a un messaggio che ho ricevuto qualche settimana fa da una ragazza, che quando ho fatto vedere la cabina armadio mi fa, ma rispetto a altre tue colleghe, cioè ragazze che fanno il mio lavoro, hai pochissime borse, ma soprattutto poche borse firmate, cioè non sei una che ogni mese compra la borsa firmata all'ultimo grido, no, infatti ci ha visto lungo, zero proprio, ma zero, ma perché semplicemente non ho questa passione, non
attendo, ma proprio io sono una che uscirebbe anche senza borsa, cioè do il minimo indispensabile al serpello, nelle tasche del serpello, infilo qualcosina nelle giacche o in una taschina, cellulare alla mano e fine, e fine. Però mi rendo conto che una bella borsa anche con un outfit minimal rende il tutto il look, cioè dà una svolta al look, effettivamente l'accessorio, la borsa fa tanto. E che dire? Che dire? Fra un mese è il mio compleanno! Fra un mese è il mio compleanno! Se qualcuno non sapesse cosa regalare a sua moglie, ho adocchiato la bella... scherzo, no, ci penso ancora un po' e mi fate ridere perché mi state già scrivendo che cazzo fai tutte queste patturne, ecco fai, comprala e basta, non pensarci due volte, lo so, però io sono fatta così, ci penserò bene. Vi devo far vedere queste, visto che stamattina sono andata proprio nel negozio vintage di Valentina e parlavo proprio di queste borse a lei. Queste sono per me vintage, ma nel senso che le ho comprate talmente tanti anni fa e ci sono quasi legata perché sono state le mie prime borse. Ok, quando ho iniziato a lavorare con i modelli eccetera eccetera mi sono tolta qualche sfizietto e negli anni mi sono comprata queste borse. No, allora l'unica che non mi sono comprata io è questa, il bauletto di Louis Vuitton, il classicone che mi aveva regalato Ricky forse dopo un anno che stavamo insieme, vabbè, insomma la primissima questa Miu Miu, ma vi parlo di 13 anni fa, ok, tra l'altro usata e strausata ma come nuova. Poi avevo comprato questa che all'epoca, chi è nato poi negli anni 87, insomma più o meno chi è alla mia età, se la ricorderà, questa era un must, quando si andava a ballare, ciao. E devo dire, la mia preferita dell'epoca, anche questa qua avrà tipo 12 anni, 10, 11 anni, era questa Balenciaga, tra l'altro trovo che sia bellissima anche adesso, beige, usata, strausata, infatti si vede dai manici e anche qua tutta sporca, dovrei farla, dovrei portarla per farla pulire, non lo so cosa si fa in questi casi, non me ne intendo, però questa mi dispiace perché è proprio bella, l'ho usata un sacco e secondo me è anche tuttora attuale, però sapete, ce le ho da così tanti anni, non le uso più se devo essere sincera, però io le tengo qua, cosa ne dite? Non dovrei rivenderle, non dovrei neanche darle al negozio vintage, io le terrei qua, perché non si sa mai, magari le utilizzerò più avanti, o dite meglio venderle, no, hanno poi un valore per me, perché sono state le mie prime borse, tipo prime borse uniche, tipo, no però, boh. Allora, ricapitolando, sicuramente di queste ultime stories sulle borse, caso più unico che raro, abbiamo capito che sicuramente per una borsa del genere che durerà praticamente per sempre, meglio piuttosto che particolare, poi essendo la prima e credo anche l'ultima, meglio andare sul classico, quindi voi mi avete suggerito un modello classico, colori non troppo particolari così va su tutto, si abbina più facilmente sia d'inverno che d'estate, mi avete detto o il bianco panna che io particolarmente amo o il nero, la classica nera, ed effettivamente avete ragione, quindi probabilmente aspetto e valuterò piuttosto di prendere una borsa classica. E altra cosa che abbiamo capito che sicuramente non mi seguite per vedere le borse alla moda sul mio profilo. E questo devo dire mi fa piacere. Andiamo! Lei si incazza! Nadine, basta! Lasciami in pace! Non bullizzarlo, povero gnometto!